profondamente persuaso che l'omicidio di Robert Kennedy abbia segnato una cesura profonda nella vicenda del secolo breve del Novecento che abbiamo alle nostre spalle, quel secolo da quale siamo distanziati, ma al quale continuiamo a guardare, dico spesso, avendo la sensazione che stiamo tutti sul balcone, sul retro della nostra casa attuale, guardando quello da cui veniamo e misurando gli esiti dei percorsi che stiamo sviluppando. In quella seconda metà degli anni 60 sono convinto che un uomo come Robert Kennedy avrebbe potuto imprimere una svolta alla politica mondiale, perché i valori che sono stati ricordati e le concrete politiche che da quei valori potevano discendere, perché esiste la grande politica, esiste l'idealità politica, ma come insegnava anche un grande politico italiano, uno studioso come Nino Andreatta, esistono poi le concrete politiche, e sono le concrete politiche che incidono sui fatti della storia, sulla vita dei popoli, delle comunità e cambiano la direzione nella quale stiamo andando. Se in quegli anni, ripeto, un uomo come Robert Kennedy si fosse insediato, fosse arrivato, si fosse insediato alla Casa Bianca, probabilmente il cammino che abbiamo intrapreso, quello verso la globalizzazione di cui ha parlato poco fa anche Piero Bassetti, che è un dato di fatto, con le sue sregolatezze, oltre che con le sue grandi opportunità, sarebbe stato diverso. Io ne sono molto convinto. Il Presidente del Consiglio Comunale di questa città ha ricordato poco fa un discorso che è entrato nei manuali, e su questo si ragiona bene anche nel libro che è stato realizzato a cura di Mauro Colombo e di Alberto Mattioli. Il discorso sul BES e sul PIL, quello che oggi chiamiamo il BES, un altro modo per misurare lo stato di una nazione, lo stato dell'Unione in quel caso, ma è lo stato del mondo. Un uomo come Kennedy avrebbe potuto dare in là, in quella direzione, molto prima di quando si è insediato il dibattito. Io all'inizio del 2015, sulle pagine del mio quotidiano, scrissi un editoriale chiedendo a gran voce alle istituzioni del mio paese, a partire dal governo nazionale, ma anche per gli altri rami, di cambiare il modo di misurare la nostra realtà. Perché quell'indicatore che è stato ricordato, che era stato costituito dall'Istat e dal CNEL insieme, si stava pensando di abrogarlo. Era cambiata la guida all'Istat, erano cambiati i governi e si rischiava di passare nel dimenticatoio. E dentro il PIL, nell'anno precedente, erano stati portati il contrabbando, la prostituzione e il traffico di droga. Quindi per misurare lo stato di ricchezza, di produzione di ricchezza di una società, avevamo inserito questi ulteriori indicatori. Mi chiedevo, e tutti ci possiamo chiedere, se anche gli omicidi legati a quel tipo di attività fanno parte del PIL, legittimamente. Perché non basta misurare la nostra realtà? E quelle parole di Robert Kennedy, che diceva: che cosa dice il prodotto interno lordo della bellezza di cui godiamo, della salute che vediamo rispettata nelle nostre vite e via dicendo, del grado di istruzione nelle nostre società, tutto ciò che rende una vita degna di essere vissuta. Un uomo così alla guida della Casa Bianca, un uomo che ha dimostrato nella sua traiettoria, nei diversi ruoli che aveva esercitato, di essere capace di una grande coerenza e conseguenzialità tra le cose dette, le cose fatte, realmente avviate, fino al punto di staccarsi anche da incarichi prestigiosi quando questi non corrispondevano a ciò che portava in cuore e nella testa come progetto. Io penso che sarebbe stato un uomo capace di imprimere questa direzione giusta. Noi in quegli anni, poco dopo, abbiamo vissuto altra traiettoria. Erano gli anni, in quella seconda metà degli anni 60, nei quali un grande papa, che Robert Kennedy incontrò, e non sappiamo fino in fondo cosa si disse. Io ricordo nel testo che ho scritto per gli amici, a introdurre senza voler
intromettermi troppo nelle preziose riflessioni che altri stavano sviluppando punto per punto, Bob Kennedy, ritornando dal Sudafrica, si fermò a Roma per incontrare Paolo VI, eravamo poco dopo il grande discorso alle Nazioni Unite, inno alla multilateralità, in cui questo Papa che andava, si presentava al mondo come, come rappresentante di una Chiesa esperta in umanità, incoraggiava quelli che sceglievano la strada multilaterale. E Robert Kennedy veniva dalla cultura di un grande paese che aveva fatto il bilateralismo lo strumento per la costruzione della propria potenza, ma era anche figlio di quell'America che nei momenti chiave, in alcuni momenti chiave della storia, era stata capace di concepire e di mettere a disposizione degli stati un multilateralismo fecondo, subito dopo la prima guerra mondiale, il primo abbozzo con la nascita della Società delle Nazioni e poi con la costruzione di alleanze che non erano solo in una chiave di opposizione. Penso al migliore pensiero di Eisenhower, un uomo che veniva con la divisa e l'aveva dismessa con molta consapevolezza, diventando Presidente degli Stati Uniti d'America, non solo come opposizione al blocco comunista, ma come costruzione dei luoghi della libertà, della liberale democrazia. In quegli anni poteva incubare e svilupparsi un percorso diverso, che non avrebbe portato probabilmente anche allo sviluppo di quello che poi è stato il pensiero dominante che ha preteso di farsi unico con la sconfitta maturata alla fine degli anni Ottanta del socialismo realizzato e sotto l'ombrello di ferro, d'acciaio dell'Unione Sovietica. Non ci sarebbe stato probabilmente, come abbiamo conosciuto, la stagione del reaganismo e del thatcherismo, tanto per dirla chiara, con la sbornia che ha portato sulla fiducia illimitata nella crescita che garantisce comunque, senza nessun altro intervento, la giustizia dentro le nostre società. Oso pensare che la strada precipitosa verso le diseguaglianze nel mondo in cui viviamo sarebbe stata contrastata da una visione come quella, con un leader politico capace di rivolgersi ai giovani della sua generazione prendendo atto degli estremismi che c'erano in quel pensiero, ma anche della speranza e della forza che c'era in quei ragionamenti. Era un politico che era capace di assumere diversità e comporre un pensiero armonico. Per questo è stato definito un primo dei grandi bipartisan o bipartisan, chiamatelo come volete, della politica dei nostri tempi. Ma badate bene, era un prendere il meglio da ogni parte, non un arrendersi a un compromesso di basso livello. Per questo era un uomo pericoloso, per questo è stato ucciso, perché sfidava le mafie e sfidava blocchi di potere che probabilmente non erano disposti a farsi mettere in discussione. Tutto questo è provocatorio per noi nella nostra società, eh sì. È stato ricordato che Bob Kennedy, da un altro dei giovani contestatori, aveva assunto una frase che mi ha sempre colpito molto e che mi è tornato in mente molte volte negli anni che stiamo vivendo. Siamo esseri umani, non materie prime da trasformare in prodotti. E noi siamo arrivati in un tempo in cui il postumano rischia di diventare disumano, in cui la stessa umanità rischia sempre più di essere messa non solo sui banconi dei laboratori, e questo ci sta nella ricerca, ma di finire direttamente dai banconi dei laboratori sui banconi del mercato. Il commercio delle vite umane si sviluppa in tanti modi diversi. Io credo che un uomo come Bob Kennedy avrebbe impostato politiche nelle quali anche nella manipolazione dell'umano il principio di precauzione sarebbe stato esercitato con grande rigore e non affidato a una destra, soltanto una destra americana, che si limitava a non finanziare, ma ha consentito lo sviluppo di percorsi drammatici dal mio punto di vista. Penso alle pratiche di manipolazione genetica e alle esercitazioni che sono state fatte su una procreazione artificiale che non era al servizio dei desideri profondi e rispettabili delle persone, ma del business. E questo sta accadendo. Dico spesso
che la procreazione in un mondo che invecchia e che sempre più tardi si affaccia alla generazione della nuova vita è il grande affare del XXI secolo. E vedremo se ci sarà una politica in grado, con la stessa visionarietà e concretezza di Robert Kennedy, di intervenire su questo punto. Io ancora purtroppo non la vedo. Leggo magari romanzi e libri interessanti, ma non leggo grandi discorsi politici. C'è un'ultima riflessione che vorrei fare, che non ho fatto nella prefazione, ma che mi è suggerita dall'attualità che stiamo vivendo, anche in Italia. Con altri sto riflettendo in questi giorni sul grigio democratico, che è così essenziale in passaggi nei quali la vita politica di un paese rischia di prendere strade rischiose, pericolose. Lo vedo nell'azione che sta sviluppando il Presidente della Repubblica per raffreddare la crisi nella quale siamo immersi, la prima posta elettorale sta diventando così lunga e così difficile da essere risolta. Sono uno di coloro che apprezza molto la capacità, che appare grigiore per qualcuno, ma non è il grigio del compromesso o dello sguardo piccolo, ha dentro sé dei valori forti, quelli della composizione in un gioco che rispetta le istituzioni e le forme della democrazia, la difficoltà di comporre proposte politiche che vengono da campagne elettorali, una campagna elettorale permanente durata molti mesi e molto violenta come quella italiana. Noi in politica abbiamo bisogno di questo, ne abbiamo un bisogno terribile, soprattutto nella politica di oggi anche nel nostro paese, perché ci sono incendiari in giro per il mondo, presidenti degli Stati Uniti che accendono con un tweet le crisi o aprono guerre commerciali, le minacce di un altro tipo, per poi magari raccogliere degli esiti di pace costruiti da altri che si mettono in moto per contrastare questo percorso. Penso al presidente sudcoreano, l'iniziativa che ha sviluppato con la controparte della Nord Corea. Ma ho paura di un mondo nel quale ci sia questa deficit assoluto di leader anche visionari che accanto al grigio benedetto della composizione degli estremismi e dei radicalismi, che non sempre sono un male, quando è radicalità buona, un conto è il radicalismo, un conto è il settarismo, e noi oggi rischiamo di vivere una politica settaria in tante scelte. Io penso che abbiamo bisogno anche di leader colorati come era Robert Kennedy. Bob Kennedy era un uomo che accendeva la fantasia e la speranza delle persone e sapeva indirizzarla. È stato ricordato quello di cui è stato capace di fare nel pieno della crisi scatenata dall'uccisione di Martin Luther King. Ha letteralmente preso in mano un popolo in rivolta e l'ha convinto della possibilità, qui e ora, in quel momento, di incamminarsi su una strada non violenta, per affermare ciò che doveva essere affermato, senza ammainare d'un millimetro la bandiera della giustizia e dell'uguaglianza e della non discriminazione che andava tenuta alta. E questo è un talento portentoso di cui abbiamo un bisogno benedetto in questo tempo. Aspetto con ansia di vedere che semi come questi tornino a fiorire e spero che seminagioni come quello del libro che è stato costruito da Alberto Mattioli e da Mauro Colombo ci aiutino in questa direzione. Per questo, insieme agli altri, sono stato felice di partecipare in qualche modo a una fatica piena di senso. Grazie.